siamo un popolo, siamo una lingua. Ecco, la lingua è un prodotto collettivo, un tessuto a cui magari ciascuno riesce ogni tanto ad aggiungere un filo. Poi però arriva qualcuno che riesce a farne il disegno e a mettere molti più fili di chiunque altro. Quest'uomo, per noi italiani, è Dante Alighieri. Dante è il più grande classico della letteratura italiana e potremmo dire l'Omero della modernità. Non è soltanto un grande poeta, ma è anche l'autore di una enorme, stratificata, organizzatissima enciclopedia del sapere universale della sua epoca. Ma non è soltanto il poeta dell'epoca che lo precede e in cui è vissuto nella sua ultima fase, cioè il Medioevo. Dante, con la Commedia, è anche il primo grande poeta epico della modernità non solo italiana ma occidentale. Ed è soprattutto con la Commedia che Dante fonda la nostra lingua, con un paradosso: non c'è giunta nessuna riga scritta di suo pugno, eppure in pochissimi anni la Commedia viene copiata, commentata, diffusa. Giovanni Boccaccio è il primo a definirla divina e oggi, 700 anni dopo, la Divina Commedia la ritroviamo dappertutto, nella letteratura, nei videogiochi, nel teatro. La Divina Commedia ci travolge.